a tutti, un caro saluto a Gabriele Ferrieri e a Francesco Paolo Russo che mi hanno chiesto di condividere con voi nel video alcune riflessioni riguardo la situazione attuale. Purtroppo viviamo un momento molto molto difficile, c'è una tragedia e un'emergenza sanitaria in corso, ci sono purtroppo tante vittime e non è ancora finita questa situazione e chiaramente non si comprende neanche bene quanto ci vorrà per uscirne definitivamente fuori. Questo chiaramente dà la priorità all'aspetto sanitario, per cui io colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che si stanno impegnando a fronteggiare questa emergenza e c'è chi chiaramente è impegnato in prima linea e io lo voglio ringraziare pubblicamente per ciò che sta facendo. Ma voglio fare due riflessioni che riguardano in particolare il tentativo di portare a casa qualcosa di positivo da questa situazione. Perché chiaramente l'emergenza ha generato una forte accelerazione di tutti quei processi di digitalizzazione e in taluni casi di semplificazione che spesso hanno frenato lo sviluppo e hanno frenato anche l'innovazione di questo paese. Bene, abbiamo visto adesso persone fare ordini online che prima erano pressoché analfabete a livello digitale, abbiamo visto finalmente semplificare alcune procedure e molti ci si chiedono ma come mai prima non veniva fatto, abbiamo visto code ordinate, c'è stato in questo, come dire, spero che sia qualcosa che noi ci porteremo anche in futuro avanti. Ma perché sarebbe l'errore più grande quello di non prendere le poche cose positive da questa emergenza? Ci sono tante belle persone che sono venute fuori e che si sono spese per gli altri. Ecco, questi sono comportamenti che andranno valorizzati anche dopo e non solo in fase emergenziale. Parliamo di quello che riguarda più le mie competenze. Io mi occupo di valutazione di progetti, in particolare di progetti innovativi e di supporto agli strumenti anche attraverso la finanza. Ci sono una serie di strumenti in questo caso che intanto serviranno per supportare le aziende in questo momento difficile, strumenti finanziari che sono stati messi in campo e che verranno messi in campo, ci sarà un forte intervento da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Comunque le risorse, bene o male, sono state messe in campo. Quello su cui vorrei far riflettere è come sfruttare queste risorse e come comunque andare a creare i presupposti per una ripresa più efficiente, più efficace e per creare anche forse dei business più sostenibili e più etici, mi permetto anche questa parola. Bene, cosa può fare l'ANCI in tutto ciò? Può fare molto, lo sta già facendo perché Gabriele è molto attivo e Francesco Paolo idem. Come possono fare? Sensibilizzando intanto le istituzioni affinché vengano semplificate e riviste molte procedure, che vengano creati servizi sempre più fruibili dagli utenti e che non siano delle barriere. E quindi questo lo trovo nelle corde dell'ANCI, lo fa e ci tengo molto che venga fatto sempre di più. C'è da verificare come l'integrazione di molti strumenti finanziari può essere di aiuto. Io ho fatto sempre l'esempio nei miei convegni di come si può supportare una crescita attraverso la formazione e l'acquisizione di competenze, attraverso la valorizzazione del capitale umano. C'è uno strumento già da 2 anni che è operativo, che è quello della formazione 4.0, che tante aziende non hanno compreso l'utilità diretta, che non è solo portare a casa un credito d'imposta che aiuta i bilanci, ma è proprio andare a valorizzare il capitale umano, perché poi la differenza dentro le aziende le fanno le persone, non le fanno solo la tecnologia. La tecnologia in mano a delle persone che non lo sanno sfruttare è una tecnologia sprecata, non è una tecnologia utile. Quindi, mi raccomando, forza all'ANCI, forza a Gabriele, forza a Francesco Paolo e tenete duro, l'innovazione sarà ed è e sarà ancora più in futuro la chiave per il successo sia delle imprese sia dei professionisti. Un abbraccio a tutti, a presto.